Così come è accaduto al Treville nella scorsa stagione, anche quest'anno in prima categoria c'è stata una squadra acchiappatutto. Si tratta del San Buceto Calcio che dopo l'affermazione in campionato sul filo di lana ha impreziosito la sua bacheca con la Coppa Abruzzo conquistata sul neutro di Prato La Pedigna a spese di un valsorano degno avversario e che forse a conti fatti avrebbe meritato di più se non fosse stato che dall'altra parte la porta giallonera era chiusa a doppia mandata da uno strepitoso Segalotti di gran lunga il migliore in campo e andando a scorrere le immagini insieme a noi capirete subito che la nostra affermazione è confutata dai fatti. Anche il Bassolano può sorridere nonostante tutto, visto che la truppa del presidente Cianfarani ha vinto nel girone A e l'anno prossimo parteciperà al campionato di promozione. Buona l'affluenza di pubblico per un evento spesso bistrattato, ma che conserva ancora un certo fascino nel mondo del calcio dilettantistico. La truppa del presidente Tondo rompe subito gli equilibri passando a condurre con il bomber Mucci. Dalla sinistra De Amicis effettua un traversone a centro area, interviene Vaccaro che costringe Santoro ad un difficile intervento che non gli consente però di bloccare la sfera, facile preda del rapace d'aria Mucci, per lui risulta assolutamente ordinaria la realizzazione che porta in vantaggio i suoi. I biancazzurri aquilani replicano timidamente col piatto da limite di Giorgi che si spegne sul fondo, iniziativa solitaria di Terzini sul fronte avverso con il suo diagonale che prova invano ad indirizzare la sfera sul palo opposto, nessun patema per Santoro che lascia sfilare. A questo punto le velleità dei gialloneri si riducono ai minimi termini, al contrario del Balsorano che inizia a guadagnare metri in avanti a caccia del pareggio. Al 17° Milanese scambia in area con Giorgi ma calcia debolmente dalle parti di Segalotti, per quest'ultimo si tratta di una semplice formalità. Un po' di impegno invece l'estremo giallonero deve metterlo in conto al 37° per abbrancare in tuffo l'insidiosa battuta a rete dello stesso Milanese. Con questa occasione va in archivio la prima frazione ma il passivo di misura autorizza il Balsorano a sperare. In avvio c'è infatti una ghiotta opportunità con l'assist di Gigli per Milanese che davanti a Segalotti si fa ipnotizzare da quest'ultimo. Passano pochi secondi e stavolta è Gigli a portare direttamente l'insidia verso l'estremo giallonero che anche in questo caso non crolla con un'uscita rischiosa ma quanto mai opportuna. Il duello tra il biancazzurro e l'estremo giallonero si ripete anche al 18° e al 20°. Segalotti è in gran spolvero nel primo frangente del bis di Gigli e la difesa giallonera che riesce a smorzare sul nascere le velleità dell'attaccante aquilano. Se il Balsorano produce ma non concretizza, il San Buceto invece centellina le sue puntate in avanti, ma quando vi arriva risulta devastante. È il 21° infatti quando Vaccaro porta i suoi al raddoppio, scatto di Jacobucci sul corridoio di destra. Il 7 giallonero riesce in qualche modo a scodellare al centro, dove la testa di Vaccaro è puntuale allo stacco ravvicinato che di fatto mette un grosso macigno sulle speranze di riaggancio del Balsorano, che ha comunque il merito di continuare a crederci e attacca senza soluzione di continuità. Al 23° Valentini riesce ad appoggiare al centro per Gigli che incrocia di testa ma non nella maniera più congeniale, la sfera infatti si impenna sul fondo. Al 28° ci prova il neoentrato Carnevale, debole la sua inzuccata che non crea patemi a Segalotti. Più incisiva la replica del 18 biancazzurro che stavolta impegna severamente l'estremo giallonero con un gran siluro dalla distanza. Ancora una conclusione, stavolta di D'Ambrosio, Segalotti blocca in due tempi. Al 43° si fa rivedere il San Buceto con una percussione di Rossi dal corridoio di sinistra, diagonale dal vertice d'area e pallone che si perde oltre il palo opposto. In pieno recupero il Balsorano spara le ultime cartucce con il velenoso diagonale di Gigli che si spegne a fin di palo. Corrado Giannico è il tecnico del Balsorano. Dopo la vittoria in campionato siete arrivati in finale qui a Coppa Abruzzo. Un primo tempo ha giocato abbastanza, non dico bene, però diciamo così così. Proprio nel secondo tempo vi siete mangiati, diciamo, non per colpa vostra ma per merito del portiere Segalotti della Folgore San Buceto, abbastanza gol, diciamo, 4-5 occasioni molto limpide. Sì, non abbiamo sfruttato al meglio le occasioni svariate che ci sono capitate. Bravi loro, complimenti a loro che hanno fatto la partita che penso dovevano fare, ripartenze e sfruttare al meglio quelle poche occasioni che hanno avuto. Sono stati forse hanno messo dentro due palle su due costruite, quindi 100% delle palle gol, complimenti a loro. Comunque siamo contenti per tutta la cavalcata che abbiamo fatto, il campionato vinto, siamo arrivati in finale e oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Complimenti al San Buceto. Adesso diciamo anche un'occhiata al futuro. Cosa si prevede, già qualcosa? Corrado Giannico sarà la guida ancora del Balsorano?
Vabbè, questo bisogna vedere, adesso eravamo concentrati a finire al meglio questa coppa, adesso da domani penseremo al futuro. Fabio Nebel, tecnico del San Buceto Calcio, anche voi siete stati promossi in promozione, però i campioni dell'Abruzzo siete voi oggi. Sì, diciamo che oggi è stata l'ennesima gioia, dopo la gioia della vittoria del campionato. Questa è un'altra gioia che i ragazzi mi hanno dato, sono contentissimo. È stata dura perché oggi il caldo si è fatto sentire, è stata molto difficile giocare contro una buona squadra, non la conoscevo, però conoscevo il tecnico Corrado Giannini, che abbiamo giocato insieme ad Avezzano, e quindi immaginavo che potesse giocare così bene. È stata una partita bella, intensa, però alla fine ce l'abbiamo fatta, abbiamo portato a casa questa vittoria importante che meritiamo noi, la squadra e anche tutta la società. Diciamo che il portiere è stato il migliore in campo, da 1 a 10 io penso che Segalotti oggi meritava 11. Ma Segalotti non merita solo oggi 11, io Segalotti lo conosco da tantissimo tempo, è sempre stato ad altissimi livelli, forse quest'anno ancora di più, però io da allenatore un portiere così me lo porterei ovunque. Ennio Di Brigida è il direttore tecnico di questo San Buceto che ha dominato proprio il campionato e sia anche in Coppa. Sì. Lei chiaramente è il direttore tecnico, quindi sa le manovre, le ha fatte tutte lei, tutte tu, è abbastanza soddisfatto? Sì, sono soddisfatto perché è un gruppo eccezionale, poi abbiamo passato un po' di, come si dice, di guai, però il gruppo, ripeto, è stato eccezionale sia in campionato che in Coppa Abruzzo. Anzi, io questa squadra della Coppa non la conoscevo, è una grossa squadra e abbiamo battuto una grossa squadra. Anche dove sono andate altre volte ho fatto sempre la doppietta, campionato e Coppa Abruzzo. Sono felicissimo per il mister, per tutta la società e anche io contentissimo. Un occhio al futuro, direttore, ce lo buttiamo? Beh, penso di sì che rimarrò con questa società perché mi vogliono tutti bene, poi da giocatore, allenatore, a tutti. È una grande soddisfazione. Qualche innesto, logicamente con il salto di categoria bisogna, qualche rinforzo bisogna prenderlo. Senz'altro faremo una campagna acquisti abbastanza soddisfacente.